Ragazzi, mettetevi la sveglia perché mercoledì iniziamo Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed è Assassin's Creed, quindi non mancate. E ci vediamo questa sera in live su YouTube con La Tribuna. Il canale lo trovate qui in alto e in basso. Ok, non è un buon inizio, però... Ma che esonero? Senti, ma te che sei venuto a fare? Ma che esonero? Ma la squadra è la mia, che esonero? 6-1, vabbè... Però, contro i campioni d'Italia, cioè... Dateci il tempo, no? Grazie ai consigli dei nostri tifosi stiamo costruendo la squadra. È chiaro, ci vorrà un po' di tempo, sono un po' giovani, un po' d'esperienza, altri lasciali perde, però calma, calma, abbiamo appena iniziato. Non è ancora arrivata la vittoria, è vero, ma siamo all'inizio. Forse qualcuno dovrà partire, sì, sì, questo è vero. Ammetto che pensavo che ci volessero un po' meno soldi. Calma, calma, calma. Te ne intendi di Ippica? Allora lo sai, allora già lo sai. Salve a tutti ragazzi e bentornati nei Shusha. Siamo tornati con la Urbe Eterna. Grazie a tutti per il supporto. E chi non lascia mi piace c'ha le mani come bottone, che non so se siano peggio di quelle di Sellier. Senti che sono arrivato a pensare, dopo una sconfitta per 6-1 all'esordio in Serie A, il ritorno del mister in campionato, siamo in questo momento ultimi in classifica. Peggio di noi nessuno. Mancano pochissimi giorni alla fine del calciomercato e noi dobbiamo migliorare questa rosa qui. La dobbiamo migliorare, ma non solo, dobbiamo proprio andare a metterci giocatori, ragazzi. Perché poi monta il video, fai una cosa, fai un'altra. Mi sono accorto che, per esempio, difensori centrali ne abbiamo solamente 3 e non mi pare una cosa buona. Terzini destri, Malinowski io non so che gli è successo, cioè meno 4 boh, qualcosa. Poi lui poteva fare un po' tutto, DC, DD, DS, te fa un caffè, un cappuccino, 0. Leroy, che c'ha il contratto in scadenza. Che c'aveva? Aspetta, Leroy c'aveva qualcosa che non andava. Aspettate, mo lo controlliamo, eh. Ah, la resistenza 23, ma può giocare, può circolare Leroy. E poi ragazzi, invece, a centrocampo un po' meglio, ma Samba è il nostro indiziato a partire. È stato contattato dall'Al-Nassr. Ci potrebbero dare 7 milioni e quei 7 milioni saranno importantissimi perché vogliamo un po' andarli a ciclare, no? C'abbiamo Bruno, c'abbiamo Bellini. Ecco, per dite, Bellini mi pare un bello scarzone, però c'ha 20 anni. Ma se noi lo mandassimo in prestito, Bellini, raga, secondo me ci serve un difensore centrale. Terzini capiamo. Secondo me un altro centrocampista che possa fare la riserva se Samba se ne va, perché io in Bruno e Bellini non me ci trovo. Se mettiamo Pafundi di là, anzi, sai che faccio, ragazzi? Io Pafundi lo metto proprio che titolare. Cioè, su Madie non ci punto, anzi, se qualcuno se lo via, non è che c'è qualche amico. Poi, ragazzi, Aladino è una punta. Non è un animale, ma non è nemmeno forte. Possiamo andare a trovare un altro attaccante? Assolutamente sì. Soprattutto io vorrei tipo un puntero, un punteraso. Coita, che dobbiamo ancora esplorare, lo posso mettere a D. Addirittura ho letto i vostri commenti e mi avete detto, guarda Mike, che se lo metti a D diventa 78. Sì, dove Rolls può pure salire, ma a me mi interessa che faccia la TT. Se lo metto a D, poi a TT non ce lo posso più mettere. Siccome questo è un gioco buggato, rispetto, rispettiamo sta roba. Ho letto i vostri commenti, ho letto i vostri suggerimenti, me ne avete dati tantissimi. Il gioco finalmente è uscito, ci state giocando anche voi, quindi mo' vi beccate tutti i bug pure voi. Io adesso, senza soldi, bisogna sperare, cioè, però ragazzi, ci sta poco da fare. E poi ragazzi, oggi sarà il caso, il fato a aiutarci. Interesse per Irling Junior. È vero, ragazzi. Una cosa che con la Urbe originale non era possibile erano i prestiti. Vi ricordate? Avevamo chiesto chiunque in prestito, non era venuto nessuno perché c'era il bug che non potevi prendere in prestito nessuno. L'anno scorso invece prendevi in prestito tutti. Qua capiamo, per esempio, un Irling Junior ci può servire. Interesse per Scalvini al Montpellier. Mazza, 13 milioni Scalvini me lo sarei preso, però. L'Espagnol vorrebbe Tariq Ali. E chi è? Ah, il portiere. Vabbè, raga, non posso perché ce l'ho un altro, quindi rifiuto. Ah, una cosa! Nelle prime 3 puntate non l'avevo ancora detto, ma ve lo dico adesso. Vi ricordo che questa è una serie di intrattenimento. Non è una serie in cui dobbiamo essere fortissimi, dobbiamo fare il colpo di mercato. Se no, ci andiamo a comprare tutti i più giovani, aprimo su FIFA, vediamo chi diventa fortissimo. E in parte l'abbiamo pure un po' fatto, cioè comunque Pafundi crescerà. Ben Sekiri immagino che un pelino diventerà forte, non lo so. Cioè, insomma, abbiamo preso gente in prospettiva. Però non è quel tipo di carriera là. È una roba per divertirci, cioè io Ben Sekiri l'ho preso perché si chiama così. Se si chiamava Beruatto non l'avrei preso, ok? È per memare, per divertirci, no? Cioè, se voi mi
mi dite, ma perché non te vendi rossi a 3 milioni e te ne prendi uno più forte? Ce ne stanno miliardi più forti dei rossi. Però uno che si chiama Valentino Rossi, ma io non lo posso vendere. Assolutamente no. E invece Samba, quanto ci sta offrendo Osasuna? Allora, 7,3. Osasuna, mi devi dare più di 7,3. Spero che abbiate capito, no? Ma gli original lo sanno. Dammene 10. Poi tra l'altro ci potrebbe pure sta, se ci pensi, no? Mi dispiace, ma me ne devi dare 10. Ah, non ce l'aveva. Sto pulciaro. A me se se ne va al Nasr, mi fa solo per un favore. Bellini, mi sto guardando intorno. Sarkisian ha le qualità giuste. E fa che? Non lo sappiamo. Allora, ragazzi, dobbiamo invertire la rotta, assolutamente. Però pure il Bergamo ha perso. Quindi c'erano le prime due partite, Napoli e Atalanta. Però siamo in casa. Ah, ragazzi, poi una cosa che non vi ho detto è che questi preparatori salgono di livello. Quindi, passando il tempo, poi impareranno a fare il contropiede. Vedete, almeno quelli in difesa e attacco stanno imparando. Poi diventeranno oro. È solo una questione di tempo. Però noi dobbiamo mettere sicuramente uno all'attacco. Ecco, tipo qui. Orco Giuda. Per esempio, ragazzi, questo qua sarebbe buono da mettere dentro. Cioè, mi darebbe 4 stelline. Vabbè, aspetto. Perché poi vanno più veloce pure nel salire di livello, capito? Questo sarebbe 4 e 4. Lo posso mettere un po' ovunque. Certo, non è abile in quello che vogliamo noi, ma chi è abile in quello che vogliamo noi? Problema, ragazzi, io non li posso cancellare, quindi non posso sbagliare a prenderli. Mi quasi conviene prendere questi qui con le stelle alte e via. Sta roba è veramente orribile, cioè. Già non ci mettono mai mano. Eccolo! Samba se ne va a passo di tortora incappucciata con Mike Spettacolo e Armando, che lo portano tranquillamente alla porta. Grazie, Samba. Vabbè, però va a giocare al Nasr, ragazzi. Oh, un'ottima pensione. Dammi e comanda. Beh, per forza, ragazzi, solo stava 8. No, 4. 27 anni. Aveva finito. Il massimo poteva essere 7-6. Va bene lo stesso. Mazza, 29 anni c'ha Scarson. Però adesso lo dobbiamo andare a sostituire. Quindi abbiamo pure un altro mezzo problema. Ma quanti soldi, però? Offerta di prestito per Leroy. Allora, Leroy, tu sei veramente ridicolo. Che ci manderei pure, però, senza diritto. Quindi noi abbiamo ufficiali 5 milioni e mezzo. Pochi non sono, ma non sono neanche tanti, sinceramente. 7 in tutto. Adesso si vede la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Mister Spettacolo, Armando, i tifosi della Urbe, uniti insieme, adesso metteranno in atto la masterclass. Che sapete in cosa si traduce? Ci avete presente la pesca a strascico? Tu metti là col retino, cominci a tirare. È quello che faremo adesso. Guardate, ragazzi, cioè, abbiamo bisogno di un attaccante? E che ci vuole? Fai ATT, Premier League, le metti qua. Qualche storto arriverà. Cioè, ci mettiamo qua. Domenico Berardi al Chelsea, 53 milioni. Ecco, tipo Armando Broja. O Broja, come si chiama questo? Ah, beh, si chiama Armando, insomma. Questo qui lo mettiamo dentro. Koiser Duberry. Beh, la maggior parte non li conosciamo. Però bene o male, ragazzi, a quelli. Cioè, tipo questo. Io andrei a aggiungere la lista preferiti. Questo che fa? Corre? Sicuramente sì, ragazzi, dai. È nigeriano, che fa che non corre? Te metti qua, contatta per prestito. Non ce lo danno? Arrivederci. Broja. Ecco, questo qua, tipo, ragazzi, sarebbe il puntero. Tra l'altro, lui non era tipo un ex fenomeno che si è fatto male nel momento del bisogno. Contatta per prestito. Oh, attenzione, fermi tutti. Quanto manca? Vabbè, vediamo, ragazzi. Pocettina. Vabbè, loro ce li regalano, ragazzi. Hanno una squadra lunghissima. Prestito con diritto? C'ho 7 milioni, raga. Prestito e basta. Perché se faccio con diritto poi non c'è soldi, va a quel paese. Già lo so. Vi ricordo l'anno scorso com'è andata. Allora, me lo presti per 2 anni? Male non farebbe, raga. No, un anno, Porco due quanto se pappa. Comunque meno di quel babbo del Sciglio. Allora, ragazzi, so 25.000, vedete? Però ci prendiamo un attaccante che credo che sia buono. Poi si chiama Armando e quindi lo dobbiamo mettere da dentro. 40-60 e stiamo a posto. D'accordo, siamo disposti. Adesso sta tutto a Broja e vediamo che succede, ragazzi. Però, e l'attaccante in caso abbiamo messo. Certo, 3-3. Mi pare che lui è uno fisico e fisicato. Non c'è playstyle, però. Capite, raga, vi mettete qui e cercate. Ah, in prestito. Infatti, vedete, qualcuno è arrivato prima di noi. Non voglio prendere quelli troppo giovani, ragazzi. Così mi serve gente usato garantito. Azzono toi. Vediamo chi c'è, perché se viene poi quello è tutto inutile. Centrocampisti, chi ci puoi dare? Vediamo un po', Centrocampo ci serve qualcuno che mena, ragazzi. Qualcuno che corre. Dele Alli ancora gira. Michela Ziz, Baleba. No, ma tipo un vecchio. Tipo quelli che so che fanno. Oh, tipo questo, no? Questo c'era la carta su foot, era un cane. Ah, questo era ignorante, cavolo. Bissouma, ma no, per Bissouma farei qualcosa di veramente pazzo. Dato lui nella realtà è fortissimo. Mamma mia, commissario. No, non c'è. Pure gente che davvero non può circolare. Però a sto punto forse tipo Gueye. Ah, 10 mesi, cavolo, questo era da prendere. Se c'hanno il contatto di scadenza non ce lo prestano. Oh, Jorginho. Jorginho no, perché l'ho preso al Palermo.
Palermo. Naggia la miseria. Oh, tutti quelli che volevo hanno 10 mesi di scadenza. Ma incredibile. Andiamo a casa nostra che li conosciamo. Ci prendiamo solo i CC. HPAC Pro è in prestito. No, me lo sarei preso. Arthur, Aslani. Ma questi quando vengono, raga? Oh, ma Basic, fermi tutti. Ma come? Ma prestami sto tronco. Che ci devi fare con Toma Basic, porco due? Vabbè, da una parte abbiamo schivato un proiettile, va bene. Poloca, Bonaventura, Bondo, Castrovilli. Oh, Andrea Colpani? Secondo me Andrea Colpani il suo lo fa. Infatti non ce lo prestano. Oh, incredibile, raga. Non può ricevere un prestito. O sono stati già prestati o t'attacchi al cacchio. Nicolussi Caviglia. Ma che cazzo era lei, sa gente? Stefano Se... eccoci qua. Questo l'avrei chiesto, ragazzi. L'avrei chiesto. Contatta per prestito. Anzi, papà. Centrocampo, questa è brutta, ragazzi. Perché non ho trovato mezzo. Ed attaccanti in Serie A. A proposito, raga, fate caso. Non ci sono gli attaccanti in Serie A. Ormai quelli pure un po' meme non esistono più. Che ne so, i Quagliarella, i Simone Zaza. Non ci stanno. Guarda qui, Azamun. In prestito, vabbè. Quindi pur volendo. Non saprei proprio chi prende. Ormai non esistono più gli attaccanti una volta. Antonino Candreva. Niente. Muore a fine stagione. Mattia Destro, no? Niente. Uno di voi mi ha detto, Mike, però per quello che stai costruendo te, un attaccante che farebbe proprio al caso tuo è Buladia. Sai quanto costa Buladia? 40 milioni. Sì, fa proprio al caso mio, ho capito, ma raga, non so veramente chi comprare. È impossibile trovare qualcuno da prendere in prestito. In Serie B, magari? C'è qualche pazzo furioso? Patrick Cutrone, ancora gira. Madre de Dios, ragazzi. In Serie B non ci andare, se non ti vuoi sentire male. Allora, ragazzi, niente. Tocca chiedere i prestiti qua. Ci dobbiamo mettere qui. Abdulhamid, vieni? No. Matriciani, vieni? No. Pedro Porro, vieni? No. Rigo, tu potresti venire. Manco se t'ammazzi. Luca Belcastello, Marco Andirondi Rondello? No. Pacioccone, vieni? No. Dragusin, no. Scalvini? Se ne sta andando via. No, Maguire no. Raga, c'era Van de Beek in prestito. Però guarda lo stipendio, prende 93.000. Cioè lui starebbe andando al Genoa. Ce lo mandiamo o ci vogliamo inserire? Non corre. Sarebbe un centrocampista di immensa qualità. Noi potremmo anche rilanciare. Non è il centrocampista che mi servirebbe. Proprio fa il COC, CDC. Allora, vediamo quanto vuole. No, ha messo per acquistare. Sto dito. Niente, ce lo siamo mandati a quel paese. Miretti e Bove sono andati al Paris Saint Germain. Allora forse noi dovremmo andare al Paris Saint Germain a vedere se c'è qualcuno che vuole venire da noi. Sensi me lo sarei preso, devo essere sincero. Guarda che bei playstyle. Pure Basic, mi sarei attaccato a tutto, ragazzi. Però non c'ho i soldi. Cioè, ci avrei i soldi per prendere, che ne so, tipo un giovane come questo. Però no, ragazzi, veramente diventa difficile. Ealing Junior pure se ne va in prestito, però è un 72. Pensavo corresse un po' di più. Non mi serve, raga. Cioè, c'ho pafundi. Allora, sono abbastanza sicuro che ci presterebbero Guler, ma non è la carriera che voglio fare io. Sai, raga, che mi sa che Yasin, se vedo che brutte, lo chiedo. Raga, non viene nessuno. Tocca sperare in Borgia. Boia, come si chiama? Mi risolverebbe un bel po' di problemi. Niente, ragazzi, Van de Beek è andato al Genoa. Se io mi metto qua e vedo chi è andato dove. No, vedi Atalla, 4 milioni poteva essere buono. Buchnan. Questi, ragazzi, erano proprio dei acquisti che dovevamo fare noi, De Don Care in prestito. No, vabbè, raga, ma ci stanno dei furti clamorosi. Biraghi a 21 milioni è un furto. Cioè, Miretti a 16 milioni, ma che cazzarola è? Cioè, ha pagato più Biraghi dei Miretti, ma incredibile. Zebaios 8 milioni. Io, ragazzi, c'ho bisogno del difensore. Vediamo se esce qualcosa dalla Serie A. Dai, rifacciamolo. DC, per favore, grazie. Baschirotto ci potrebbe venire. No, ma Baschirotto è andato da... Ah, Bissek. Forse, ragazzi, Bissek dell'Inter ce lo potrebbero prestare. Aspetta. Non pullo il trigger. Raga, fanno veramente schifo, posso dirlo? Tipo Kumbulla, no? Mo tu Kumbulla mi vuoi dire che non me lo vuoi prestare. Non me lo presta. Cioè, ragazzi, se sono vecchi, hanno il contratto in scadenza. Incredibile, non riesco a prenderne uno. A meno che non vado davvero dal Chelsea e gli chiedo. Sì, mi sa che farò così, ragazzi. Ci andiamo a giocare una partita. Ekdal, difensore centrale, è diventato. Pensa un po'. A stecca chiedo prestiti a tutti, sì. Attenzione, però. Chi sta arrivando? Ah, Armando. L'abbiamo preso. Vabbè, è l'unico che ha accettato. Deve venire. Eccolo qua a faticare sotto Armando. François e Silvio. Il miracolo. Guarda un Armando. Questo, ragazzi, ha proprio la faccia di uno che ha appena finito di andare al bar. Allora, abbiamo la risposta. Lui è Armando Broia. E vabbè, raga, questo è un pennellone. C'ha il fisico? Sì. Allora, lui, ragazzi, al momento non parte titolare. Però, vedete, corricchia, tiracchia, dribblicchia e c'ha pure il fisico. 82 di velocità scatto. Ma è un signore, oh. Secondo me non è malvagio proprio per niente. A parte la
l'accelerazione un po' scarsa, che possiamo migliorare rendimento in attacco medio. Che gli famo fa? Sarebbe meglio attaccante mobile, ma questo non ce la fa. È il momento della partita. È Bergamo contro Urbe. Ah no, aspetta, c'avevamo dei messaggi. Quali sono i messaggi? Abbiamo preso Borgia. Accordo di prestito con Leroy. Se leva dalle palle. Ah, ciao Leroy, vatti a dirti. Bruno che dice: mister, sto cercando un sostituto nel ruolo di centrocampista. Potrei essere io. Veramente no. Vediamo un po' il Bergamo, che è una bella squadretta, eh. Scamacca, El Bilal, De Keteler, Forna, chi è quello là? Ruggeri. E guarda che panchina, raga. Lukman, De Ron, Pasalic. Sì, Pasalic soprattutto. E questi hanno preso pure Ferguson. Però la prima l'hanno persa. L'idea tattica è quella di giocare sulle ali. Non hanno giocatori offensivi o difensivi chiave. Allora ragazzi, noi adesso se ci alleniamo possiamo sbloccare dei playstyle. Ora, che playstyle vogliamo? Vedete, in base a quello che facciamo, in attacco ci facciamo questi e sblocchiamo gli attaccanti. Io forse, se giocano sulle fasce, andrei in difesa. Che c'hanno i playstyle? Solo i difensori centrali. Guarda, mi sta spettacolo col cappotto là sotto. E dire un po' dei rigori. Coità al dischetto. Mazza, oh, l'ha superato. A Fundi, fagli vedere come si tira il calcio di rigore. Oh, ma tutti alto. Ma com'è possibile? Ci va il mitico Benzakir. Vedi chi c'ha i piedi. Mazza, coità, ragazzi. Devo dire che c'ha un tiro un po' teso, eh. Non è il rigore la roba sua. Va Pafundone. Mazza, Pafundi, t'ho detto tira là a mezzo. Guarda Benzakir. No, madonna, Benzakir non l'ha sentata a mettere. L'ha messa sotto l'incrocio, ma non doveva. Allora, questa era abbastanza semplice. Ci avremo tiro potente per Pafundi, Benzakir e Coità. Secondo me ci stiamo, ragazzi. Mazza, ragazzi, però abbiamo giocato con tutta gente che non ci dà la possibilità di giocare con la nostra maglia, oh. Eccoci, siamo tornati al Caput Mundi, nella pancia dello stadio di casa della Urbe. Ha segnato 3 gol nelle ultime 3 partite. Non sappiamo quali sono. Cioè, questa è l'unica... Cioè, ci hanno levato le uniche cose belle della carriera. Cioè, ma io non posso fare le mie intro fomentanti. Vabbè, allora le farò prima. Allora, io non me la gioco, ma se ce la simuliamo così... No, però è un po' una rottura di scatole. Vedremo degli obbrobri incredibili, perché quello che fanno in campo i miei è qualcosa di disgustoso. Aspetta. Penso che... Oddio, Coità! Subito così! Tira, Coità! Oh! È tutto buono! È tutto buono! Coità ci mette un minuto e 46! Suona l'allarme! Mi sa che ce la vedremo sempre così. A loro scandalosi, ma che difesa... Benzakir come lo vede? Coità, aspetta, tira, boom! Brucia carne secchi! Così, guarda, rigore in movimento. Oddio, ma loro ignobili, orribili. Bucati subito, con la visuale dietro alle spalle di Mister Spettacolo. Certo, il nostro stadio, ragazzi, al momento... Oh, dove se ne va Ruggeri? Oh, Ruggeri è finito il campo. Oh, no, invece no, non è finito, Ederson. Attenzione. Allora, ragazzi, se in caso ce li facciamo così le nostre... No, François, sei un deficiente, un idiota, un pusillanime, un omertoso. E tocca scendere in campo. Bottone, ne hai parato una Osimhen, che ha creato un disastro. Speriamo che noi abbiano fatto un altro TikTok. Fammo gli fare TikTok pure a Koopmeiner, su. Oh, Bottone! Hai visto che con la mano ha fatto no? Ah, ragazzi, con la mano ha fatto no, c'ha l'immunità, eh. Ecco il Bottone, guarda quanto è grosso. Guarda, guarda, Bottone che fa le finte. Bottone para e poi che fa? No, gli fa, no, no, tu non puoi passare. Guarda come sta arrabbiato Bottone. Il riscatto di Bottone, guardalo, che dice no, no. Che giocato raso Bottone che dice no, no, no. Cioè, uno che ha preso 6 gol in una partita. Può fare no, 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 secondo voi? Secondo me no. Ciao, Garnacho, intanto io sto giocando, ragazzi. Oh, c'è Coita tutto solo. Che cosa ha preso quello? Ecco, 2, oh! De Sciglio! De Sciglio! Ragazzi, sto là, sto là! No! Sbaglio sempre l'ultimo, palomino il Gatorade! Palomino col Gatorade! Ecco fatto! Chi è questo? Fornaloschi! E Fornaretto! Aupiamolo! Aupiamolo, eccolo là! Ecco qua, scamacca Bottone! Mamma mia, in 6 tempi! Che giocatore Bottone, ragazzi, che giocatore raso! Ah! Ruggeri! Oh! Oh! Oh, De Ketelaer! Ah! Ah! Bravo, De Sciglio, lo tiene lì! E si riparte! Il contropiedasso della muerte! Sì, ma non deve andare a Benzakir lì! Aspetta, raga, aspetta! Ubega! Benzakir! Coità! No, come l'ha parata col capo! Ma che l'ha parata davvero col pisello, raga? Aspettate, scusate, eh! Ah no, con la mano. Però ho sbagliato perché lì Coità è sinistro. Vabbè, vabbè. Carson, anzi Scarson. La pennella. Dentro verso François. Il miracolo non la prende. Dove stanno i difensori? Allora, cioè, abbiamo un po' di problemi. Sai che quei 19 milioni per François, come mi stanno a scendere dal gargarozzo, raga? Come non mi sgargarozzano. Oh, Barreto. Valentino Rossi, il dottore. Ma qua c'è Silvio. Palla pienissima! Pupazzo, che mi hai fischiato, pupà? Mi hai fischiato un fallo inventato proprio qua,
Bravo, dottore. A parte, ragazzi, che se loro giocano sulla fascia, io credo che François Brevi... No! Come l'hai... Qua te la sei inventata. Un bottone! No, cioè c'era tanto così per farla passare, l'ha fatta passare. Ruggeri, cioè. Fa niente, ragazzi, dai. 1-1, palla al centro. Come stanno giocando loro, ragazzi? Avete visto tutti su... A fundi. Oh, bravo, Garnacho, scendi! Goita! No! No, come ho fatto a sbagliarla lì? Bottone ancora, il riscatto di bottone. Poi da però tu devi partire. Non fa figli, ma fa male se lo figli. Scusate, però è così, no? Io non lo so, però. Garnacho si infila, Garnacho viene in fondo. Garnacho! Il costo cost! E dice scusate signori, scusate. Esorta come il suo idolo, Cristiano Ronaldo. Che costo cost, proprio a pisellare tutti. E poi alla fine se l'alza, elude il difensore e sbada boom, go for it. Alejandro Garnacho. Secondo gol per il signor Garnacho, C'è François che è stanchissimo, ragazzi. Io non capisco. Credo che non possa allenare la resistenza. Comunque fino a un certo punto. No, sono passati in mezzo. Un secondo. L'ho lasciati da soli un secondo. No, questa non la dobbiamo pareggiare, ragazzi. Secondo me ce la meritiamo un po'. Però dai, è lunga. Pobega. Si allarga, Pobega. Può fare tutto, Pobega. Fino in fondo. Chi è il 18, Goita? Allora, noi però, aspettate, ragazzi. Ci abbiamo un cambio offensivo, pensandoci bene, Possiamo mettere Armando e Goita largo. No, 3-2. Porco d'incio, che schifo di gioco. C'entrano dentro come niente. François è orribile. Dai, vattene a fanculo. Andiamo così, ragazzi. Entriamo noi. Ci abbiamo avuto 5 occasioni. Potevamo fare 5 gol. Madonna, raga, guarda come c'entrano. Bravo bottone. A ripartire. Mancano 10 minuti. Ce la possiamo ancora fare, ragazzi. Ce la possiamo tranquillamente ancora fare. Ragazzi, proviamola così. Vedete, tacco. Che culo. Sì. Chi è che mi supporta? È andato da solo, Garnacho? E da solo andrà! Vabbè, Garnacho, costo costo, tutta la... ti ha fatto tutto il campo, non ce la fa più! È Cribbio! Oh, porca! Pobega! No, vabbè, però non è possibile, ragazzi! Ma che cazzarola mi stai a dire? Dai, Goita! Oh, qualcuno che ci va! No, raga, no. Cioè, guarda questo. The drop al volo al 90esimo. Vabbè, doveva sbloccare esultanza orribile. 2-4, ragazzi, non ci siamo. Alta sconfitta per la Urbe, ma alta sconfitta immeritata. Può battere Pubega. Boom! 4-3, che sfiga, raga, che sfiga. E niente, ragazzi, di nuovo sconfitta. Però pure bottone, sembrava il riscatto di bottone. Il piatto piange e dice 10 gol in 2 partite. Ci abbiamo assolutamente bisogno di difensori centrali. Andiamo in Premier League. Mo ci mettiamo qua, ce li cerchiamo tutti. Aidu. Ah no, avevo detto, andiamo al Chelsea. Che il Chelsea è una squadraccia. Ragazzi, adesso sarà una lunga ricerca di gente che deve venire a giocare con noi, perché facciamo veramente ride. Allora, ragazzi, non è il ristorante, è il nostro ufficio. C'è Beppe Guardiola, non sbagliamo. 81 sarebbe tipo il giocatore più forte che ci abbiamo in rosa. E visto che François mi sta a fare salire la mosca al naso, direi che è arrivato l'ora di spartirci il pagamento di Ake. 40-60, signor Guardiola. 50.000 però, ragazzi, se pappa 50.000. Ok, giusta. Non è fatta, ma quasi. Ake, ho pure il terzino sinistro. Oh, guarda che giocatore raso. Non c'hai playstyle? Mi sta bene. Passerei al... Aspetta che c'ho Disasi pure. Guarda questi qui. Wesley Fofana. Malang, te lo ricordi questo qui, ragazzi? Questo doveva essere tipo un fenomeno assoluto. Oh, raga, io praticamente so un becchino. Cioè, c'ho tutti quelli del Chelsea, me li piglio tutti. Breve, un anno, va bene, mi sta bene. D'accordo, sono felice. Mazza quanto si pappa. No, credo proprio. Allora, io c'ho paura, ragazzi, che se gli do almeno del 40, lui non accetta. Quindi parto sempre 40-60. E vai! Malglasar, va bene. Malangasar. Di questo, ti ripeto, era un ex fenomeno che non ha mai sfondato uno di quelli che si è perso. Ce ne stanno un miliardo. Allora, due difensori centrali, se c'entra pure uno solo, va bene. Questi ci hanno rifiutato. Allora, io, ragazzi, sto provando a farlo adesso, perché magari sono le ultime ore di calciomercato e accettano, capito? Mo adesso quanto era buono Van de Beek, raga? È andata così, ragazzi. Deve entrare uno. No, se ne sta andando. Chi è che se ne sta andando? Chi sei? Ah, Leroy. Ma va a cagà. Perché c'è a che? Com'è che c'è a che?
che è lì. No, ma non me lo fai vedere che entra. Porco Giuda, è il giocatore più forte che abbiamo mai comprato nello spazio. DC 82, ma non era 81? Nuova stella, pure Sar. Ragazzi, la masterclass definitiva. Guarda, nuova stella insieme a Sar, che non corre. Mamma mia, bestia. Oh, mo la difesa, ragazzi, l'ho sistemata, che te dico, fermate. Eccolo qua, pure Sar. Il Sar Chiapone, che si va a mettere lì dietro. Devo dire, ragazzi, mo de stipendio pago, eh. Non so i miei, però gli intelligenti fanno così. Allora, io François a sto punto, ragazzi, c'aveva 79 di difesa, 86 di forza, la roba sua. Però 39 di resistenza. Ecco qual era il problema di François. L'abbiamo sostituito con un altro francese, voi direte. Ok, sì, vabbè. Però noi possiamo fare pure di questo, guardate, eh. Jankovic possiamo pure mandarlo a casa, che non ha mai giocato. Potremmo fare pure di questo, volendo. Ah no, non lo potremmo fare. Non lo possiamo fare, però lo possiamo pensare. Lo possiamo bramare. Invece Sar, pure lui terzino sinistro. Cioè, li potrei allenare nel terzino sinistro. Però c'ha buoni passaggi, 70 in passaggio, eh. E poi Bega che può fare il terzino, vabbè. Qua la situazione cambia, eh. Allora, se Bellini lo mandiamo via. Forse però ci abbiamo la coperta un po' corta a centrocampo. Centrocampo sì. Ci abbiamo un fenomeno in cantera, eh. Non in cantina, in cantera, attenzione. Avanziamo d'un'ora e vediamo che succede. Guarda quello, Samas e Q. Mo sarei preso, raga, in prestito. Io ormai in prestito mi prendo tutti. A che in prestito? Accordo qua. Offerta per Valentino Rossi. No, raga, Valentino Rossi non me lo vendo. Valentino. No, ho accettato! Vabbè, ma sto gioco è tutto buggato. No, devo ricaricare, ragazzi. Credo, ragazzi, che sono tornato. Sì, sì, al momento del misfatto. Allora, Valentino Rossi si deve rifiutare. Tocca a noi, ragazzi, e dobbiamo prenderci il centrocampista, se lo troviamo. De nuovo ci mettiamo qua tra osservatori, relazioni, cose. Che chiede prestiti, come se non ci fosse un domani. Toma Basic, ci vuoi venire? Toma Basic, ci viene! Come Randy Orton, come Randy Orton. Maurizio Sarri, Mauri, non te serve. Te lo dico io, è un pippone. Termini base. Io, ragazzi, ho 3 milioni, i soldi ce l'ho. Dammelo per un anno. Ma pure per 10 minuti. D'accordo, siamo felici di cedere Basic. Cioè, credo, siete felici, è uno schifo. 40-60, non me lo posso far scappare. 60-40, no dai, 60-40 no, morì. 40-60, morì, dammelo. Ok, Toma Basic, la resurrezione. Probabilmente non giocherà mai, però avercelo, ragazzi, è importante. Sto facendo un mercato lontuoso. Questo praticamente sarebbe o Bega ma scarso. Capisci, no? Non è che hai detto, che ne so, Gullit ma scarso, che già dici, vabbè, la metà di Gullit mi sta bene. No, no, no. Comunque, se sto gioco fosse serio, ti metterebbe tipo il prestito con diritto e tu gli fai delle offerte, che ne so, vado qua, gli dico, sì, me lo prendo adesso in prestito, 9 milioni te li do dopo. Magari fai una stagione buona e te lo puoi prendere. Beh, ragazzi, se mi arriva Basic ci sto messo bene. Chi mi mancherebbe? Forse un esterno, perché la difesa ormai è coperta. Basic, Afundi, Coità, c'ha Borgia. Ci servirebbe un esterno. Tutti quelli che avrei preso io, ragazzi, c'hanno qualcosa. O che sono marci, o che sono finiti. Questo quanto vale? In prestito. Oh, guarda, è incredibile, ragazzi. Io lo punto e stanno in prestito. Oh, contatto dalla United. In che senso? In prestito? Ah, no, in trasferimento. 35 milioni. Yanusai, porco due, ragazzi. Ragazzi, ve lo ricordate? Keita Balde Diao. Senti che ricaccio. Keita Balde. Che ai tempi correva. Cioè, insomma, mo, vediamo com'è diventato. Però, va di addirittura l'ATT, ma credo di poterlo giocare attaccante, insomma. Era uno di quelli che mi piaceva. Costa niente, ragazzi, ci cioè, potremmo pure avvicinare. Un 50 e 50. Tanto so 6.000, ce l'abbiamo, siamo proprio dei nababbi. 70-30, va bene lo stesso. Ragazzi, stiamo a fare un mercato da paura. Signori, è per forza il giocatore più forte dello spazio-tempo? Guarda, pure che gli dice, manco con la maglietta giusta, Armando lo va a prendere. Che dice, se i test ci dicono che è scarso, noi gli diamo la maglietta di un'altra squadra, no? Tanto che se ne accorge. Non si sposta di tanto. Ma Basic senza pantaloni è venuto a allenarsi. Di Basic 24. Mamma mia, senza maglietta. Vabbè, vabbè, Basic. Poi abbiamo preso Federico Marconi, cioè uguale. Buon uomo squadra, cioè credo. Questo fa il braciole. Vabbè, però raga, non corre, però passa, dribbla, difende. Potrebbe fare il DC, secondo me. Che da Balde però, attento, aspetta raga, stavo là che non ci pensavo. Che è un 76, 28 anni, vabbè. 91 velocità. Minchia, raga, questo gli ruba il posto a Garnaccio. 70 di fisico, 77 dribbling. Aspetta, lui fa la D o la TT? Cioè c'è lo stesso valutazione di Coita. E l'ho pagato 15 milioni Coita. No, quanto l'ho pagato? Oh raga, ma è Coita. Ma sapello mi prendevo Balde dall'inizio e non mi prendevo Coita. C'ha pure più mosse e abilità. Ma che è sto scam? Cioè, ma sono la stessa persona. E a sto punto, raga, la D non lo dammo via. Cazzo, però tutti i 75. Ho fatto proprio un capolavoro. Sei stato il numero uno. Ho preso Balde, preso Basic, offerta per Sarkisian. Mica se ne va Sarkisian, eh? E allora, ragazzi, adesso noi stiamo tranquilli. Quello che viene, viene. Ci attacchiamo a tutto. Mercato coi fiocchi. Che succede? Ah, già con Bellini che se ne va. Vabbè, già con Bellini a farsi
le ossa. E ci abbiamo, vi ricordo, quel giovanotto in cantera. Perfetti, siamo stati perfetti. Sono veramente contento. Abbiamo costruito una signora squadra. E mantenendo però i migliori. Forse avendo preso quei difensori. No, Claude Maurice. No, c'era Claude Maurice. La Roma, 20 milioni e mezzo per François. Ma io quasi quasi sto pacco glielo rifilo. 24 milioni gli posso dare. Allora, è vero che perderei un bel difensore arrivati a questo punto. Aspetta, vediamo, vediamo. Vediamo che ci offre la Roma. Perché... Sì, Adele, esatto, esatto. Allora, che giocatori c'ha la Roma? C'ha solo 3 difensori. Cioè, lui diventerebbe il loro difensore principe. Allora questi, raga, i soldi ce l'hanno. Un Tammy Abraham gliel'avrei rubato, eh. Pagano, Pisilli. Ah, stanno scannati, raga, stanno a pezzi. E allora, ragazzi, quando si può menà, se mena. Esci il soldo, Friedkin. Tra l'altro ha rimandato Maurizio Sarri. Ah, mi dispiace. Ma guarda sto Purciaro, va. Vabbè, 28 erano giusti, ragazzi, su. Oddio, mi ero ingolosito a fargli il pacco, eh. Offerta per Drasko Jankovic, il Genoa. Jankovic lo possiamo veramente mandare via, ragazzi. Lui ha finito. Raga, 2 milioni e 3 è tuo. Ah, 1.950. Guarda, 2 milioni e 1.50 e 5%, dai. A posto, a posto, a posto. Un'ora e Jankovic se ne deve andare. Ancora meglio se se ne va, ma rimane fino a gennaio con me. 3, 2, uno, succede. Jankovic, vattene, te prego. Vattene, accetta, vattene. Jankovic, vai via. No, sfumata Jankovic. Va a cagare. Però aspetta, raga, mi hanno fatto un'offerta. La Z, Alkmaar. Vedi, fanno ste cose stupidissime. 2 milioni 100 è. Però è di più, vedi. Io mo gliela alzo a 2 milioni e 5. E mi sta bene. Vabbè, ma che cacchio mi frega, raga. Va bene, va, va. Janko, dammi i soldi. Sarkisian, hai rotto i coglioni. Cioè, ha rifiutato tutto. Però ci abbiamo gli osservatori. Filippo Poli. Madonna, ti immagini questo qua. Potrebbe, 94. Oh, 900. E raga, questo lo portiamo dentro. Che dobbiamo fare? 900.000. Carvaglio? Raga, ma che è possibile sta roba? 2 milioni e 100. L'ingaggio sì, Carvaglio. Non hanno dato quel bonus della star con il preordine. Oh, e droppano molto di più. Dos Santos Felipe? No, l'ho ingaggiato. Vabbè. Non è il pad, è il gioco. È il gioco. Guarda Carvaglio. Esterno destro. 80 di velocità. Già 67. E già 17 anni. Cioè, questo ragazzi, vedete, mo lo lascio qua. A gennaio lo porto su. Se non è cresciuto, però è quasi 70 già. Lo posso. Posso pure rivendere, che me frega. E c'ho comunque già un paio di milioni. Tavares uguale. E chi era quello? Poli. Pure Poli corre. Mazza, 1,85 m. Ci abbiamo la partita contro l'Udinese. Non dobbiamo sbagliare stavolta, eh. E allora, ci schieriamo con la miglior formazione possibile. A che forse non era pronto. Non fa niente. Keita Balde Diao al posto di Aladino. Che è rimasto Aladino, raga. Basic lo mettiamo al posto di Bruno. Ho migliorato. Stanno tutti allo stesso livello. Sta cosa mi piace tantissimo. Forse metto Matie al posto di Facundi. Potrei pure mettere addirittura Balde. Ragazzi, tutti qua, forza, dai. Ammetto, ho sbagliato. Vi avevo detto che voi non piacete a me. Ho sbagliato. Voi non piacete a nessuno. Testa, piedi coordinati. Si passa la palla, eh. Orribili. Allora, bottone, te lo dico io come funziona. Tu la palla con le mani, così. Quando arriva una palla, tu la prendi con le mani. Non importa, la devi prendere prima che entri dentro la porta. Per il resto, raga, dai, fate quello che sapete fare. C'ho niente. Ce la faremo. Ce la faremo. Inizia il campionato della Urbe Eterna, che si schiera con dei nuovi campioni che sono entrati in ottica Miss Spettacolo. Devo cambiare i numeri, però lo farò nella prossima partita. Però Scarzon. Scarzon non cambia mai, raga. Scarzon non cambia mai. Perde palla lì e il contropiede ce lo ciucciamo noi. Non mi fate un tiro, un gol, per favore, grazie. Oh, abbiamo superato i 10 minuti senza prendere gol. Coita scende. Coita, Benzaghir. Ok. Guarda quello che sta fuori dal campo. Oh, ma aiutate! Bravissimo! Dove va Silvio il Miracolo? Dove sta andando Silvio il Miracolo? Bravo, Benzaghir vede la luce. Vai, dove è da Coita? Coita! Coita! Okoye! Io con chi sto perdendo? Oddio, ragazzi, mi sono accorto di sta roba solo adesso che stavo montando. Allora, vi spoilerò che sto per fare gol, però guardate in alto. La partita è sullo 0-0, no? Giusto? 0-0. Ora, guardate dopo che farà gol il mio giocatore, il punteggio. Ma che cacchio? Io non so che dire, sinceramente. Non è un taglio, non è un magheggio. È FIFA, è IFC, come si chiama? Bravo Silvio. Vai, 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 un minuto di recupero è abbastanza. Sì, è bene, ben Sekir. Aspetta, aspetta, Pobega si tuffa. Bravo! Armando! Vedete, ragazzi, serviva il puntero lì. Stavamo 0-0. Segna subito 1-1 e poi mi dà 2-1. Che? Benzaghir non ha mai segnato. Raga, io non so che dice. Me ne sono accorto adesso. Per me stavamo 1-0.
montando dico, oh, come 2-1, che ho cancellato il gol. No, non ci sono mai stati sti due gol. Si riparte così, senza colpo ferire, Ben Seghir, Rossi, tutto dell'A. Scarzon, mamma mia, bella Goita, con qualcosa di veramente eccezionale. E Goita, parti, parti. Bravo, Goita! Goita, bravo! Ai, Ben Seghir! Te lo sei proprio cagato questo. Vabbè, palla lunga. Ah, bravo Mocio. Chiudiamola, chiudiamola col contropiede. Chiudiamola col contropiede della morte, su. Che roba nostra, che roba nostra. Sobrino, magro come un grissino. Porco, due bottoni, tu sei matto, sei. Tu sei un matto. Ok, Coità. Coità. Entra, bravo Bobbegone. Bravo Bobbega. Il Pog. Sì, Cornacio. Sì, Bobbega. No, Bobbega. Scarzon, Bobbega. Ben Seghir! Porca troia. Fuori Scarzon, dentro Toma Pasic. Lì davanti, per il momento così. Che si è mangiato ancora Ben Seghir. Fuori Scarzon, dentro Toma Pasic. Porco. Pasic dovrebbe pure battere le punizioni, in teoria. Oddio, questo è matto, dai, andiamo, andiamo. Oh, si poteva fare, si poteva fare, si poteva fare. Dove sta Coità? Dove sta Coità? Raga, cioè, se perdo o pareggio sta partita, me sonero, eh. Chiedo l'allontanamento, Sobrino, mago come un grissino. Questa cosa non può succedere in un campo di calcio. Silvio per François? Manco se me paghi. Pasic è matto. Carnaccio spazio. Madonna mia, raga, che sto a vedere. No, raga, no, Ah, questa puzza di script. Già lo sento. Bravo, Vega. Vai, Coità. No, non è Coità. È Boia. Broia. Aspetta, ho visto. Ci pensa Coità. No, vabbè, raga. Allora, fuori Broia. Esordisce Keita Valdediao. Fa punti per Ben Seghir. Va, ragazzi, 4 minuti. Sembrano pochi, ma sono tantissimi. Raga, 2 minuti per segnare. 2 minuti per sognare. No, non glielo lasciare sto cross. Sì, Cabasele. Che da, è buono. Balde. Porca miseria. No. Oh, non segniamo manco con le mani. Però, spettacolo, si porta a casa i primi 3 punti in trasferta contro l'Udinese. Porca miseria, qua Balde, ma che si è magnato. Ma che si è magnato Coità, perché non ha tirato. Ma l'uomo della partita è Armando. Porca miseria, strizzato l'asciugamanino. Da qui riparte la Urbe Eterna, la nostra scalata. Secondo me abbiamo fatto un mercato top. Grazie a voi e grazie a un po' di intuizioni, anche un po' di culo. I prestiti sono fondamentali per questo tipo di carriera. Fatemi sapere che ne pensate. Alla prossima.